Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio e benvenuti al quarto episodio, ormai quarto appuntamento di Cinema e Letteratura, insieme a Letture Metropolitane. Con noi ovviamente Flavia. Questa volta ci sono io. Dopo un appuntamento sulla Generation, uno sugli horror, uno sulla musica. Questa volta con Flavio abbiamo scelto un tema abbastanza difficile, la distopia, ma in realtà non è come sembra, perché sarà comunque una live dedicata ad una grandissima scrittrice, ovvero Margaret Atwood, dalle cui storie sono state tratte mi dicono che la mia voce gracchia, fa niente. Capiremo come fare adesso. Ditemi se si sente. Robotica, allora aspetta che provo a togliere le cuffie. È un po' difficile questa cosa che sto facendo perché sono nella mia classica postazione, quindi vediamo un attimo. Allora, intanto ditemi se la mia voce va. Se va adesso mi sentite? Potrebbe essere un problema di connessione, quindi in caso avvisatemi. Allora, intanto direi bravissima, ti vedo connessa Flavia. Intanto mandami la richiesta così ti aggiungo subito e raccontiamo un po' insieme perché abbiamo scelto di parlare di distopia e soprattutto perché quindi di Margaret Atwood. Anche se io ho messo un titolo, almeno ci ho provato, spero che si legga. Adesso sgrido pronto che mi dice buttare le cuffiette. Margaret Atwood, in realtà io e Flavia l'abbiamo anche pe scelta perché è una sembrerebbe essere una femminista, ma attenzione a chiamarla femminista perché si arrabbia veramente tanto. Eccoci. Ciao! Sono Eccoci. con una connessione abbastanza provvisoria, quindi questo potrebbe essere anche un motivo della voce che gracchia. No, erano gli AirPods, sono sicura perché lo stesso problema l'aveva avuto la scorsa settimana e Gabriella ed erano gli AirPods, quindi sono quelli. Ecco Basta, banditi dalle nostre live. Gli sì, io ho AirPods. le cuffiette sfigate, però. Ma sai qual è il problema? Trasferlo proprio in live. Siccome il telefono in carica e i nuovi iPhone hanno lo stesso ingresso, non posso attaccare le cuffiette. Ah, è certo. Vabbè, però Vabbè. noi ti sentiamo bene. Se tu senti, va benissimo. Sì, va benissimo. Allora, eccoci, finalmente Flavia con noi. E per questo quarto appuntamento di cinema e letteratura. Allora, innanzitutto, Margaret Atwood, al centro di questa nostra live. Come dicevo prima, noi l'abbiamo anche scelta perché oh, ecco, il suo ultimo libro, che io devo ancora finire di leggere, poi il testamento, giusto? Ho fatto i testamenti, I sì. testamenti. Sì, devo ancora leggere, poi il continuum del racconto dell'ancella di cui appunto parleremo. Noi l'abbiamo scelta anche perché in realtà comunque dovrebbe essere una femminista, o almeno per quello che scrive, la riconoscono sia noi, la riconosciamo sì, sia in molti. Eppure ti dirò che non è per nulla femminista, anzi si arrabbia molto se la definiscono tale. Quindi facciamo così, che io ti leggo a tutti quanti perché lei si arrabbia se è definita femminista, e da qui partiamo con la nostra Ok. conversazione. Allora, scrive lei stessa in un suo vecchio tweet: dicono che sono una scrittrice femminista. Le etichette però non mi appartengono, mi mettono a disagio. Dovrei chiedere di che femminismo state parlando? Come se qualcuno ti chiedesse se sei cristiano. Già, ma che tipo di cristiano? Sei uno che balla con i serpenti? Uno che crede nell'infallibilità del Papa? Cosa? Le femministe spesso litigano fra loro perché io sono interessata all'eguaglianza, in cui uguale significa uguale e non superiore. Capisco, capisco quello che vuole dire. Ovviamente la Atwood, allora, guardando questo documentario di cui parlavate prima, A World After World After World is a Power, una cosa del genere, cioè il titolo più scomodo da ricordare la storia dei titoli. Comunque, lei è una persona estremamente ironica ed estremamente provocatoria e proprio da farti ridere tanto, cioè ho visto anche un sacco di interviste, fa un sacco di battute pungenti. Secondo me lei intendeva non tanto distaccarsi dal
dall'idea del combattere per i diritti delle donne, quanto cercare di non aderire in maniera troppo generica e poco preparata al femminismo, perché è vero che ci sono stati tanti femminismi, non ce n'è mica uno, ci sono state varie ondate e tuttora è vero che all'interno del femminismo, ora io non sono un'esperta quindi non mi lancio, però insomma ci sono varie correnti. Quello che secondo me è abbastanza chiaro è che comunque lei ci tiene sempre a mettere sul chi va là tutti quanti, sia donne che uomini, sulla possibilità di perdere alcuni diritti. E questo secondo me è una cosa che le va riconosciuta a prescindere poi dal discorso femminista o non femminista, credo, no? Io, guarda, sono stata spesso attaccata per la mia idea di femminismo, proprio perché la vedo un po' come lei, ovvero credo che lei intenda dire sì, femminismo, nel senso comunque al centro delle sue storie ci sono sempre delle donne che sono sicuramente un passo indietro agli uomini, però al tempo stesso non vuol dire che gli uomini sono per forza i soli cattivi. Infatti lei anche, no, nel racconto dell'Ancella poi mostra tutto la società, cosa succede all'interno della società. Però non vuole che sia, secondo me, una parola che porti a un'altra diseguaglianza oltre quella che già c'è. Secondo me quello che bisogna tenere presente quando si parla di femminismo è che il nemico non è l'uomo, ma il patriarcato. Ora dirò una cosa Esatto. che sembra un po' una maglietta, però mi pare di aver capito, diciamo, ascoltando e anche sostenendo alcune lotte, che il patriarcato fa vittime anche agli uomini. È chiaro che il privilegio maschile sia evidente e sia superiore, diciamo, in termini di cose che possono fare e che possono ottenere rispetto alle donne, però è anche vero che il nemico non è l'uomo, ma è il sistema che mette l'uomo in una posizione superiore rispetto alla donna. Quindi, secondo me, se la prendiamo da questo punto di vista, che è il punto di vista poi delle femministe, diciamo, con gli occhi aperti, non lo so, cioè io tutte quelle con cui ho parlato mi hanno detto questo, quindi immagino che sia così, allora la ATUD in qualche modo rientra assolutamente in questo movimento, no? In questo pensiero. Sì, diciamo che esatto, deve fare pace con se stessa. Purtroppo le etichette esistono e È quindi così, ragazzi, ci dobbiamo adeguare. deve accettarla. Tu parlavi appunto di un documentario che abbiamo visto Sì. entrambe, che è stato presentato nei giorni scorsi qui in Italia al Biografilm Festival, alla 6ª edizione del Biografilm Festival. È un documentario che ci porta a conoscere questa donna sotto un profilo più intimo. Innanzitutto diciamo che appunto la Margaret Atwood, che io e te forse conosciamo prima come scrittrice e poi come la scrittrice dei successi televisivi, è effettivamente una donna che non ha mai cercato il successo, anche se la si vede, no, con questi capelli comunque bianchi, grigi, ricciotti, con gli occhi azzurri, cioè è una donna anche abbastanza semplice, senza diciamo È tanti canadese, pudori. teniamo È presente che è canadese. canadese, cioè, i canadesi sono low profile per definizione, cioè sono comunque un popolo, sarà perché con la vicinanza con l'America un po' sottolinea ancora di più questa differenza, però sono sempre stato un popolo molto genuino, no? Anche da un certo punto di vista aderente alla natura, molto legato al mondo de dell'agricoltura, ai boschi. Lei stessa lo dice, no? Lei è cresciuta praticamente nei boschi con la madre nutrizionista, mi pare, il padre entomologo, quindi comunque una famiglia di scienza, ma una famiglia molto aderente alla vita vera, alla realtà, alla natura, al mondo. Ma infatti Sarà per devo questo. dirti una percezione che ho avuto io anche dopo aver visto il documentario, ma anche dopo aver incontrato lei, perché l'ho incontrata per ben 2 volte, è che Bello. effettivamente il racconto dell'Ancella, più di tutti gli altri, racconta anche qualcosa della sua vita, nonostante sia comunque un romanzo di fantascienza, distopico, tutto il resto. E io ci vedo molto del Signore degli Anelli, nel senso, libri in quel modo, sono cose totalmente diverse. Eppure hanno quel qualcosa legato alla stessa storia personale dell'autore o del mondo in cui stanno vivendo. La vedo quasi una, diciamo, similitudine tra questi due fantascientifici differenti. Tu come hai scoperto Margaret Atwood? Allora, io diciamo che devo dire non sono una lettrice della prima ora dell'Atwood. L'ho scoperta poco prima
della serie, un po' prima della serie, cioè sapevo che c'era, però non l'ho letta subito. Nonostante in realtà il mondo della distopia mi abbia sempre affascinato, credo che in Italia per molto tempo il suo libro sia stato un po', non dico dimenticato, però insomma sia finito un po' in un angolo e non se ne sia parlato, perché ricordiamo che il racconto dell'Ancella è uscito in America nell'85, quindi tanto tempo fa, cioè io avevo un anno, te probabilmente non eri manco nata, te sei No, del... Esatto, l'89. appunto, vergogniamoci. E comunque si tratta di un libro di tanti anni fa e che sicuramente con la serie ha avuto una seconda vita molto, molto grande, anche se in America, credo anche in Inghilterra, è un libro che viene, forse più in Inghilterra che in America, viene letto a scuola, cioè è un libro tipo di non di testo, però insomma come... quando si fa letteratura italiana e si leggono gli estratti, lo stesso si fa con il racconto dell'Ancella, quindi comunque fa parte proprio di una serie di classici della letteratura. Io appunto dicevo, l'ho scoperto tardi, ovviamente mi sono innamorata subito dell'idea di quel mondo, già avendo una fascinazione per la distopia, per i personaggi femminili, e poi lei, devo dire, ha una capacità di trascinare, di portare il lettore dove vuole, con anche dei mezzi particolari che, non, che sono, diciamo, delle voci delle prime persone, cioè non sono dei libri proprio immediatissimi quelli della Atwood, cioè comunque lei cambia spesso punto di vista, non è proprio una, nei testamenti sono quattro, addirittura quattro voci diverse, quindi bisogna starle un po' dietro, ecco. Però secondo me ne vale la pena, sicuramente. E i testamenti invece l'ho preso appena uscito, perché chiaramente era forse uno dei libri più attesi dell'anno, e quindi insomma, è stato subito preso. Sai che anch'io l'ho comprato subito, ma ancora non l'ho letto, quindi sarà passato più di un Ti annetto capisco, io ho ormai. cose che ho comprato 5 anni fa che ancora non ho letto, quindi non c'è Esatto, problema. esattamente. I libri non scadono, grazie a Dio, quindi sono Guarda, stai tranquilla. l'unica fortuna, esatto. Tu dicevi appunto il racconto dell'Ancella, che comunque è la storia che l'ha resa veramente celebre a livello mondiale, no? Del 1985, mentre appunto la serie del 2016-2017, dove sono stati vinti anche per questa serie, se non sbaglio, 9 Emmy e 2 Golden Globe, quindi un riconoscimento assolutamente mondiale, dove addirittura Margaret Atwood è andata anche a ritirare i premi insieme a Elizabeth Moss e al resto. Con la borsa, ragazzi. Straordinaria, Tenete presente che straordinaria. Margaret Atwood non molla mai la borsa, come vostra nonna. Cioè, mia nonna faceva esattamente così. Neanche ai musei aveva dei grossi problemi a lasciare la borsa perché aveva la sensazione che la potessero sempre rubare. E secondo me è così, lei con la borsa, cioè sul palco degli Emmy con la borsa. Io la amo, Sì, veramente è la amo. straordinario, è proprio per quello che dicevamo prima, è di una semplicità Sì. unica e allo stesso tempo accattivante proprio per questo, perché non siamo abituati a vedere, no, persone così semplici nelle famose, mettiamola Sì. così. C'è però tra l'85 e il 2016 un film. Un Il racconto film. dell'Ancella nel 1990 diventa un film. Allora qui do l'aneddoto di cui parlavo appunto prima nelle live, prima nelle stories, anticipando la nostra live. Circa intorno al 2000-2001, quindi ero anche abbastanza piccola, ricordo che una notte avevo lasciato acceso il televisore. Era sulla 7, non potrò mai dimenticarlo, sarà stata tipo mezzanotte. Mi sveglio e assisto a questa scena, vedo. Quindi immagina, io avrò avuto 12 anni massimo, vedo questa donna vestita di rosso, con questo cappuccio, tenuta bloccata da un'altra donna tra le gambe, che veniva violentata da un uomo. Non sapevo di cosa si trattasse, di cosa stiamo parlando, perché una scena che veramente non mi ha fatto dormire per diverso tempo, credo anche di non averne mai parlato, che entriamo proprio in psicanalisi, sappio. Credo anche di non averne mai parlato io con mia madre, ma una scena che mi aveva veramente sconvolta proprio perché non capivo questa violenza. E poi anche questa donna vestita di rosso mi metteva una paura assurda. Ebbene, nel 2016 esce la serie e io dico, caspita, aspetta, io non sapevo nulla del libro, non l'avevo ancora letto.
caspita, ma io questa scena la conosco, io l'ho già vista, oddio, ma io l'ho già vissuta, ma è un mio incubo. Ebbene, il mio incubo, capito, d'infanzia prendeva vita in Ma una serie pensa. TV addirittura. Io ricordo che per me vedere la serie TV non è stato per nulla semplice Immagino. la prima volta. Lo stesso anno incontro Margaret Atwood, quindi capito, c'è un disegno che si porta a Anche compimento del mio perché incubo. rispetto, io non ho visto il film del 90, ho visto qualche scena, il trailer, un po' di cose che si trovano in giro su YouTube e chiaramente, essendo appunto il 1990, c'è sicuramente dell'ingenuità rispetto alla serie, cioè la serie ha una potenza di immagine che è, diciamo, corrispondente al periodo anche in cui è stata pensata, scritta, realizzata. Però questo 1990 comunque è inquietante non poco. E questo perché, nonostante, vabbè, l'idea di mettere sto velo che sembra tipo il coso dei confetti della bomboniera, anche no, cioè gli è venuto, diciamo che coi costumi potevano fare di meglio, però Terrificante, proprio. poveracci, vabbè, però era il 1990, io non mi posso aspettare sto granché. Però devo dire che l'atmosfera inquietante, di straniamento, no? È forte. E secondo me la cosa che mi preoccupa è che immaginare la serie di adesso, cioè la serie più recente, cioè la serie è più credibile. Ma secondo me non perché è fatta meglio, ma perché noi abbiamo la sensazione che le cose che lei racconta stiano accadendo. Cioè, noi siamo più vicini alla realtà distopica e per questo ci fa più paura, secondo me. Non solo perché è fatto meglio e chiaramente è più complesso, cioè hanno avuto anche più tempo per sviluppare la storia, questo mi sembra ovvio, però è proprio una sensazione di pericolo più reale, io Anche se credo. ci pensi, sono d'accordo con te perché appunto se ci pensi, lei quando l'ha scritto comunque raccontava qualcosa che aveva vissuto e che presumeva potesse ripetersi poi nel futuro come sorta di ciclicità della storia. Adesso, come dici tu, ci troviamo in quel suo futuro che non dico avverato, ma no, ci ha preso abbastanza. Ragazzi, l'America, voglio dire, lo sappiamo bene, post-Trump, quello che sta affrontando, ma è notizia di ieri che in Umbria la governatrice abbia deciso di togliere il day hospital per l'aborto farmacologico. Voglio dire, queste sono cose piccole, è chiaro che non ti arriverà una a farti la zia Lidia a picchiarti in pubblico adesso. Però, insomma, Mai. bisogna, ecco, piano piano rendersi conto delle cose che vengono tolte un po' alla volta. No, anche perché se poi ci pensi, il racconto dell'ancella, tutto succede dopo una catastrofe comunque ambientale. Ambientale, sì, Quindi c'è cioè, veramente assolutamente. in questi mesi noi stiamo vivendo qualcosa che Margaret Atwood veramente ha previsto tanto tempo fa. Qui però ti aggiungo una cosa che è legata a quello che dicevi tu prima. Lei è cresciuta nel bosco, è cresciuta con gli animali. Lei parla sempre nelle sue interviste, anche quando l'ho incontrata io, del suo rapporto con gli animali. E dice, fa sempre l'esempio degli orsi, dicendo: gli orsi hanno paura di qualcosa di bianco. Quindi se giri in un bosco, porta un bastone bianco per poterti difendere. E qui lei dice. Quindi in questo modo lei racconta anche come esorcizzare un po' le paure e come affrontarle, ovvero conoscendo i propri predatori, che è un po' quello che lei fa sia col suo humor tutti i giorni sul suo Twitter, che a quanto pare i canadesi amano, forse è la prima cosa che leggono al mattino, e sia quello che un po' ha fatto con il racconto dell'ancella. Con il personaggio appunto principale poi di questa storia, ovvero raccontare una donna che pian piano conosce il suo predatore, ne capisce le debolezze, no? E comincia a potersi svincolare, diciamo, dalla sua gabbia. Io lo trovo una donna veramente geniale. Sì, senza dubbio, e secondo me lei ha, diciamo, fin dall'inizio ha coltivato questa sua genialità, circondandosi di scrittori, di talenti, sviluppando il proprio talento nel confronto continuo con gli altri. E questa è una cosa che secondo me è molto bella, nel senso che comunque la vedo.
ben proiettata, diciamo, nello scambio, che insomma anche per una persona, anche adesso che voglio dire, comunque ha, non so quanti, ha tanti anni, 83, se non credo più sbaglio. di, sì, esatto, sì, sicuramente più di 80, e questo la rende una mente aperta, perché obiettivamente è sicuramente una persona che ha saputo vedere oltre, ha saputo interpretare dei segni. E ha saputo ovviamente creare intorno a questi segni qualcosa di letterariamente validissimo e sicuramente diciamo, ha una genialità che è evidente. Evidente anche, ripeto, nell'ironia, perché molto spesso l'ironia pungente è segno di genialità. E, vi ripeto, andate a guardare, a parte il documentario quando sarà disponibile, insomma, perché veramente è molto, molto bello, io l'ho trovato molto carino. A parte questo discorso personale, questa storia del marito, una roba da piangere giorni, ma lasciamo stare. Però è anche molto bello vedere come si interfaccia con i lettori, per esempio, è sempre molto gentile, gli fa sempre delle battutine, lei fa un sacco, è proprio ironica, no? Prende anche un po' in giro l'interlocutore, soprattutto quando si tratta di intervistatori. Io ho visto alcune interviste soprattutto su televisioni americane, dove si vede un po' il confronto impari tra la sua mente e la mente dell'intervistatore, che a volte è veramente un po', cioè un po' basica, diciamo. E lei però riesce sempre con eleganza a prendergli un po' in giro e a far passare poi il suo messaggio. Quindi sicuramente è una donna geniale. E secondo me ha avuto anche il merito di ispirare molti altri scrittori e scrittrici, perché tra l'altro altri due libri, diciamo, che citerò sono libri di scrittrici, che hanno cavalcato quest'onda, un po', vabbè, sì, con l'occhio del marketing, siamo d'accordo, però anche per sottolineare un certo tipo di idea, di movimento che negli ultimi anni si è andata sviluppando anche a seguito dei movimenti di questa nuova ondata di femminismo. Abbiamo detto che ci sono vari tipi di femminismo, questo è un altro femminismo, no? Dal Me Too, diciamo, in poi. E che si sono ispirati a lei e hanno fatto anche delle cose interessanti. Per esempio, ne cito una, che non so se avete letto, che è questo qua, che è Ragazze elettriche di Naomi Alderman. Lei è stata proprio, diciamo, ha avuto un programma di mentoring con l'Atwood, quindi si è proprio interfacciata veramente con lei. E racconta in questa storia di un mondo in cui le donne scoprono di avere la capacità di controllare le scariche elettriche, quindi di produrre e controllare delle scariche elettriche che possono usare come armi. Chiaramente, cosa è interessante del libro? Il rovesciamento del potere, cioè il fatto che il sesso forte diventa quello femminile perché ha effettivamente un potere fisico. Ma a quel punto l'autrice si chiede: se il potere fosse in mano alle donne, cosa accadrebbe? Cioè il potere anche di fare male, cioè il potere in senso maschile anche, no? Cioè il potere che sovrasta, che opprime, cosa accadrebbe? Cioè le donne sarebbero in grado di gestirlo in maniera egualitaria oppure magari cederebbero alla vendetta oppure semplicemente, visto che uomini e donne sono uguali, il fascino del potere vale per tutti? Sono domande molto interessanti e insomma, bisogna vedere poi come le varie donne protagoniste utilizzano questo potere. Diciamo che se pensiamo un po' anche alle, no, varie donne cinematografiche e anche seriali, in effetti le donne quando sono al potere, e non questo perché faccio differenza tra donne e uomini, ma proprio perché dire appunto uomini e donne sono uguali, quindi chiunque davanti al potere può cadere in determinate trappole, si trasformano poi in persone sì, un po' arriviste, che hanno comunque dei segreti, che cioè, tendono ad avere una determinata supremazia. Per dire, io cito una perché è finita la serie Annalise Keating, cioè è finita Le regole del delitto perfetto. È una donna, appunto, che sta al potere, che questo potere poi a un certo punto le si rivolta contro, per dire proprio, no? Co come cambiano le situazioni. Quindi, sì, secondo me, assolutamente. Secondo me, io sono per la parità anche in questo caso. 50 e 50 Certo. uomini, 50 alle Ma donne. è in realtà in quel libro, in Ragazze elettriche, si arriva esattamente a questa conclusione, cioè al fatto che non è tanto un problema
di uomini o donne, ma è un problema di potere comunque, cioè è a prescindere da chi lo prende, è che il potere porta, cioè un sistema di potere porta a un sistema di sottomissione o di supremazia. È questo quello che poi fa scattare qualsiasi tipo di, diciamo, di reazione. E poi c'è un altro libro, e questo purtroppo non ce l'ho a cartaceo, quindi non ve lo posso fare vedere, però è veramente interessante, anche se forse letterariamente un po' meno valido. Si tratta di Vox di Cristina Dalker, è uscito nel 2018 per Casa Editrice Nord, e qui la storia, secondo me, dal punto di vista cinematografico, farebbe cose interessanti. Cosa immagina la Dalker? Che le donne, a un certo punto, che praticamente si instauri una teocrazia un po' stile Atwood, quindi una teocrazia cattolica ultra-ortodossa, che vuole riportare la donna alla sua originaria purezza biblica e al suo ruolo solo e esclusivamente casalingo, materno e quel che l'è, e che le donne possano pronunciare un massimo di 100 parole al giorno. E quindi vengono applicate alle donne dei braccialetti, stile braccialetto, insomma, quello del carcere, che superate le 100 parole, che possono conteggiarle, superate le 100 parole, fanno partire delle scosse elettriche. Questo è, diciamo, il punto Io di sarei partenza. elettrizzata praticamente tutto il giorno, però vabbè. Ecco, sì, il Ora problema è che la scossa elettrica poi particolare. va a salire, cioè se tu sfori di una parola, manco la senti, se sfori di 10 parole, a un certo punto poi No, è un terrificante, problema. cioè già se uno immagina È appunto terrificante. tutte. E la protagonista è una neuroscienziata che tra l'altro non solo ha questo braccialetto, ma praticamente non può più lavorare, non può più comprare cose a suo nome, non le arriva più posta a suo nome, perché tutto quanto deve essere a nome di un maschio, di un uomo. E la cosa sconvolgente è che questa qui è sposata, ha due, tre figli maschi e una figlia femmina, piccola, di 5 anni, 4-5 anni. E il figlio maschio più grande sta iniziando a entrare in questa logica, per cui inizia a sposare questo sistema, perché a scuola, chiaramente, terreno di formazione, l'indottrinamento è tale per cui i ragazzini studiano tipo una specie di storia della religione rivisitata, tipo Bibbia rivisitata, e quindi si abituano, mentre la piccolina si abitua a non parlare, o a parlare solo nel momento in cui può utilizzare quelle 100 parole. È terribile, vi assicuro che se mai uscisse un film su sta roba, io penso che ci abbiano già pensato, ci staranno già pensando, perché è una storia allucinante. Anche sì, perché secondo me forse la libertà di parola è la cosa veramente più importante da mantenere, da difendere. Veramente lo strumento che può far più male e più bene al tempo stesso. Assolutamente, Io vorrei però assolutamente. riportarti su un Vai. po' sul racconto dell'ancella, ma in Sì, realtà più che sì, altro sì. su una tematica che riguarda anche qualcosa che tu hai detto adesso, ovvero la religione. Nel senso che la Atwood, non so sinceramente se è atea, agnostica, È se agnostica. è Lei ha detto che agnostica, di essere ecco. agnostica. No, beh, diciamo che è presumibile un po'. Sarebbe anche interessante capire il perché e il per come, quindi affrontare questo argomento con lei. Però effettivamente lei è come se un po' colpevolizza il cattolicesimo, ma in generale la religione, vista come una sorta di dottrina che pone troppe regole, e queste per la maggior parte vanno poi contro la donna. Io credo che sia in realtà un'interpretazione della religione sbagliata, nel senso io non so, io sono cristiana ma non cattolica, che per me è una differenza importante, ma credo che sia tutto alla base appunto della cultura della persona, oltre che della fede. Io scendo proprio Certo. il campo della fede. Trovo molto interessante quindi anche l'affronto che lei fa in un certo senso alla religione, non tanto poi di per sé alla Chiesa, perché comunque è una cosa veramente un po' che riguarda tutti. Guarda un po' alla fine il personaggio Nodian Orthodox, che io te conosciamo molto bene, quante similitudini involontariamente ha con quest'ancella. Sì, in realtà, io penso che lei non ne faccia tanto un discorso
contro la religione, ma quanto contro l'interpretazione della religione. E Esatto. lei stessa dice di essere agnostica, l'ho proprio sentito da pochissimo in un'intervista. Dice anche che è agnostica e che tiene a sottolineare la differenza che c'è tra fede e tra conoscenze, tra diciamo, concetti di fede e concetti che derivano dalla, come si dice, dall'imparare, diciamo, dalla scienza, però insomma lei dice knowledgement, dall'istruttore, non so come si dice in italiano, c'è un vuoto. E, comunque lei Dall'apprendimento. dice, dall'apprendimento, praticamente lei dice. È importante che abbiamo chiara la differenza che c'è fra i concetti ai quali credo per fede, ma non sono probabili, e invece le cose che hanno una spiegazione perché hanno delle prove. Cioè, lei fa questa differenza. Quindi io credo che lei voglia sottolineare l'importanza che in un sistema, per esempio, politico, ha il fatto di non basarsi sui concetti di fede, ma di basarsi su ciò che è provato. E questo, ragazzi, anche se uno è cattolico, come io per esempio sono, mi pare abbastanza evidente. Cioè, se io voglio credere per fede a tutta una serie di verità, va benissimo, ma che io debba imporre queste verità e quello che ne consegue in un sistema politico, è chiaro che c'è un problema. E secondo me lei questo vuole dire, nel racconto dell'Ancella è evidente, cioè lì non è un problema Dio, anche perché Dio Esatto. questi non sanno manco chi è, cioè non l'hanno, boh, si sa. Il problema è l'interpretazione di Dio e in particolare tutto ciò che deriva da una estremizzazione di alcuni concetti che sì, sono magari presi dai testi sacri, ma che chiaramente sono utilizzati per dei fini ben diversi da quelli della preghiera, perché sono strumenti di controllo, no? Quindi non Esatto. penso che lei sia contraria. Tant'è vero che mi pare che l'intervistatrice gli fa una domanda del genere e lei dice veramente no, io appunto sono agnostica e poi dà tutta quella spiegazione. Ma infatti secondo me è proprio questione di sapere interpretare Certo. qualcosa di scritto, che è molto difficile, o meglio, teoricamente non dovrebbe esserlo, se è scritto quello è, però sappiamo bene che ci possono essere varie interpretazioni. Diciamo che se vogliamo creare una storia in cui la donna è sottomessa all'uomo, la tradizione religiosa si presta facilmente, Certo. così com'è nell'antico, ma non solo quella cattolica. No, assolutamente, pensiamo già È chiaro all'ebraismo. che la religione è specchio della società, per cui è evidente che quello che hanno scritto uomini centinaia di migliaia di anni fa o centinaia di anni fa è comunque specchio di un tipo di sistema che era quello patriarcale in ogni caso. Quindi, insomma, mettiamola come vogliamo, sempre lì si torna. Ma io credo che non c'entri tanto Dio quanto l'uomo. Esatto, anche perché lei appunto se la prende con l'uomo, tanto è da definire, chiamare questi uomini comandanti, cioè, quindi già, no? Ah, Il sì, comandante è il certo. personaggio centrale di questo libro, di questo film, di questa serie, già da questa parola fa capire anche secondo me proprio a cosa vuole mirare Però la stessa hai attrice. notato che i comandanti non è che ci fanno sta gran figura di strateghi. Quasi No, mai. appunto, ma infatti e qui secondo Cioè, sono me... sempre Qui un po' secondo me ci sta appesi. quell'ironia che dicevi tu sin dall'inizio, cioè lei li beffa chiamandoli comandanti, perché non sono Certo. appunto tutti questi strateghi, Sì, perché assolutamente. poi il sistema è comunque tenuto in piedi da donne. Cioè, anche il sistema, diciamo, La stessa malvagio, zia. no? La stessa zia, e qua se leggi i testamenti capisci tante cose, però non ti voglio dare nessun tipo di spoiler. Va bene. Sono le donne, ad aver capito come funziona questa cosa, cioè una volta che le donne si sono rese conto di come stava andando la situazione, ce ne sono alcune che hanno scelto probabilmente per paura o anche proprio perché magari invece in qualche modo obnubilate da questo potere, hanno scelto la parte malvagia e altre invece che sono rimaste nel loro e quindi hanno subito. Però in ogni caso, quello che è il motore, cioè quelle che appunto istruiscono le altre donne, le portano nelle famiglie, sono comunque le donne, cioè sono comunque le donne che gestiscono. E gli uomini in questo caso sono sì i detentori del privilegio, perché sono gli unici che non hanno nessun tipo di ritorsione dalle cose che succedono, ma sono anche quelli che fanno più la figura dei fissacchio, cioè di Certo. quelli senza spessore, ecco. Guarda, ti faccio un esempio appunto di comando di donne, di comando velato. Se noi pensiamo all''ndrangheta, alla mafia,
in generale si dice sempre chi sta veramente al comando è la donna, che poi qual è che non finisce in carcere perché ci finisce comunque l'uomo, ma in realtà è la donna che poi resta a casa, che comanda e continua a mandare avanti, che sia una faida o che sia l'attività di famiglia. E quindi questo ci fa capire come effettivamente il ruolo della donna in realtà è molto particolare. E delle volte messo veramente a un bivio, ed è lì che, come dicevamo prima, non casca il potere, che può essere un bene o un male, bisogna saperlo gestire, devi avere delle persone accanto che sappiano fartelo gestire bene poi. Certo, diciamo che in ogni caso quello che è una cosa assodata e fissa è che nonostante la quantità di potere, la donna a un certo punto si deve fermare. Ed è la gestione della patriarcale, cioè nel senso anche le donne cattive subiscono il soffitto di cristallo, non so come definire, cioè. Fino a un certo punto ci possono arrivare, ma non potranno mai essere i capi assoluti, per quanto mazzo si facciano per esserlo. E questo sia nel bene che nel male, no? Mi pare, Beh, sì. insomma, abbastanza chiaro. Sì, no, anzi, io direi che se noi pensiamo appunto sempre a personaggi, no, cinematografici, ok, le donne cattive o che hanno supremazia a un certo punto vengono fermate. Esatto. Faccio un esempio stupido, basta pensare a Miranda Priestly del Diavolo Veste Prada che alla fine viene mollata sulla scalinata dalla sua stagista, cosa che mai una donna del genere immaginerebbe, no? C'è un esempio proprio basso, Ma però anche per Miranda dire. Priestly è un'infelicissima, è Assolutamente. un'infelicissima, una vita personale devastante e un'unica soddisfazione lavorativa che però la fa comunque, cioè le ha fatto raggiungere comunque, nonostante il successo, più che altro la fama di essere una stronza. Per cui, che poi è quello che succede quando le donne hanno il potere, di solito, che Sì, diventano adatta per fama tutti e delle adatta stronze. solitudine. Improvvisamente diventano delle stronze. Quindi, insomma, Questo è però va vero, in bene. effetti non ci avevo È pensato, no, così, questa cosa è delle così. stronzaggine, ma è vero, concordo, È un classico. concordo. Mentre un po' leggendo anch'io qualcosa su Margaret Atwood, mi ha colpito il fatto che lei, questa sua sincerità, non la molla mai neanche per un minuto. E quindi raccontava che lei adesso, è stanca di scrivere romanzi, dice: per me servono almeno 4 anni per scrivere un romanzo. Non so se ci riuscirò, visto l'età che ho, lei è molto anche sarcastica sulla morte. Quindi dice: io ora come ora voglio tornare a quello che è il mio primo amore e dedicarmi alle La poesie. poesia. In effetti, esatto, io non ho mai letto sue poesie, è una cosa che mi incuriosisce molto. Tra l'altro sta per uscire, uscirà una sua nuova raccolta. Ho visto sul suo sito Sì, personale che c'era esatto. un pre-order sul novembre, quindi Perché lei immagino che vuole uscirà. fare soltanto questo, giustamente le dice, ormai ho il successo che non ho cercato, purtroppo il marito è scomparso, se non erro, un anno, 2 anni fa, Quest'anno, l'anno quest scorso mi nel sembra, o forse 2019. addirittura quest'anno, insomma, no, 2019, sì, l'anno scorso. Quindi a maggior ragione lei dice: sapete che c'è, adesso mi prendo il mio tempo, scrivo quello che voglio e basta. Quindi sì, leggeremo assolutamente le sue poesie. Ma la cosa che mi ha fatto sorridere è che lei dice: adesso la mia casa editrice, o meglio da un paio d'anni, mi sta spremendo in tutti i modi. Vuole farmi apparire il più possibile ovunque perché teme che io muoia da un momento Madonna. all'altro. Lo dice però, capito, in un modo che ti Ma... spiazza perché. Io e te Però è conosciamo bene vero, come funziona. probabilmente, Esatto, sai. noi conosciamo bene come funziona il marketing. Io immagino, capito, effettivamente queste riunioni in cui si dicono: no, facciamo fare interviste adesso, tutto quanto, Finché sta regge, bene, finché va in pensiamo a te. giro da sola, sì, Esatto, certo. anche perché considera, io l'ho conosciuta quando, sì, 3 anni fa, quindi aveva 79 o 80 anni, al Noir in Festival, e appunto, cioè, comunque. C'era il Era già marito, se avanti l'era con gli portato anni. appresso? Certo, il Se l'era marito portata, sempre, ecco, sempre accanto. sempre. Marito e borsetta, Una cosa, sempre. marito e borsetta, una cosa Sì, meravigliosa. sempre accanto. Meravigliosa. È una donna veramente straordinaria. E devo dire che questa cosa nel documentario appunto esce fuori molto bene, e questo rapporto con il marito, che tra l'altro era uno scrittore anche lui, e
E addirittura ha scritto un libro sugli 11 scrittori canadesi più importanti, mettendoci anche lei, una specie di non antologia, però insomma una specie di saggio sugli scrittori più importanti del Canada, perché lei stessa diceva che comunque, soprattutto quando lei era piccola, giovane, la scena letteraria canadese, insomma, ci immaginiamo non essere particolarmente stimolante, soprattutto per le donne, cioè non ce n'erano altre. Lei dice, poi dopo ne sono venute molte, va bene. Però insomma, io all'inizio avevo poco confronto, no? con altre donne. E tra l'altro, questo non c'entra tanto con la scena, ma l'ho trovato e l'ho trovata bellissima. Lei ha partecipato a un progetto artistico che si chiama Future Library, che è praticamente una sorta di opera d'arte. Però insomma in senso allargato, in Norvegia hanno piantato, o hanno piantato comunque c'era una foresta molto grande e hanno scelto 100 alberi ai quali abbinare 100 libri di autori diversi, uno per ogni anno. Cosa vogliono fare? Praticamente ogni autore deve consegnare questo libro, deve, diciamo, pensare e scrivere questo libro, ma non diffonderlo, lasciare solo il titolo, appunto, e l'autore. E tra 100 anni, se l'albero, se ho capito bene, se l'albero sarà sopravvissuto, comunque se sarà arrivato il momento di tagliarlo, pubblicheranno, utilizzeranno l'albero, la carta per pubblicare quel libro. Quindi fra 100 anni leggere loro, perché noi Qualcuno ce lo arrivederci, dirà. però insomma, leggeranno un'opera di una scrittrice probabilmente, cioè vissuta 100 anni prima, ma anche lei stramorta, che però aveva scritto per quei lettori. È una cosa fighissima, perché noi non sapremo fra 100 anni, che ne so, cosa si È leggerà, una in vera che macchina del lingua si futuro. leggerà, se qualcuno leggerà ancora, visto insomma come vanno le cose. Devo dire che questa cosa l'ho trovata pazzesca e estremamente aderente anche alla sua idea di romanzi distopici, no? Sì, Chissà no. che succederà fra 100 anni. Sì, esatto. Potrebbe essere un qualcosa di fantascientifico, come sta avvenendo Comunque poi. andate, c'è il sito, si chiama Future Library, se lo cercate è meraviglioso. Me lo vado a cercare anch'io perché è molto interessante, ma io credo che i norvegesi, ma in realtà tutta la popolazione nord-europea, sia un passo avanti su tantissime Ah, vabbè, cose. Però sfondi vabbè, porte aperte. Io sono quello innamorata di quel mondo. è un problema mio. Sai che però il documentario di cui te stiamo tanto parlando, appunto dedicato a Margaret Atwood, che in una traduzione italiana dovrebbe essere parola dopo parola il potere delle parole, è stato in realtà molto criticato perché Ah. ritenuto inutile, nel senso Che basico. vuol dire? Cos'è che è Bravi, utile? bravissima. No, io penso che secondo me la gente quando guarda un documentario in particolare spera veramente di fare delle scoperte che vadano oltre l'acqua calda. Adesso io dico, c'è un documentario su Margaret Atwood, cosa vuoi che ti racconti? Cioè, non la vedo, anzi, secondo me è molto interessante che sia uscito poi pubblicamente quello che lei ha sempre raccontato, ovvero questo grande amore per questo marito. È ovvio, secondo me chi fa le critiche non sa neanche che è un documentario nato per festeggiare i loro compleanni. Quindi, paradossalmente, c'è un grande proprio paradosso Io alla base. penso, cioè veramente, che cosa bisogna scoprire nei documentari se non com'è una persona? A me sembra che questo documentario lo racconti molto bene com'è Margaret Atwood. Chiaro che se uno poi vuole, diciamo, informarsi sulla scrittura, a parte leggere magari libri, però insomma, che ne so, ci sono un miliardo di saggi su come scrive Atwood, su chi ha ispirato, su da dove viene, cioè voglio dire. Invece a me interesserebbe e mi è interessato molto di più scoprire che tipo di donna è Margaret Atwood, che tipo di frequentazioni ha avuto quando era giovane, quindi anche le interviste dei suoi amici, questo marito, che poi voglio dire, cioè non è che ora perché secondo me c'è chi fa dietrologia sulla figura di moglie di Atwood, per cui lei invece dovrebbe essere più indipendente. Cioè, secondo me c'è anche chi fa questo tipo di È discorso, ma è impossibile. palese che l'amore fra questi due è stato una colonna portante della sua vita, per cui perché non parlarne? Poi Tra diciamo l'altro lo che fa con molta discrezione, non mi sembra neanche una roba sbattuta lì. no, ma Cioè, poi ogni ti dico, tanto. se un amore Vai, vai. così alla fine ha portato ad una creazione anche artistica, quindi quella letteraria, così importante e vasta, dalla
da parte di lei e di lui, ma ben venga, perché comunque ad Ma certo. oggi la cultura canadese non è che avesse chissà che scrittori riconosciuti in tutto il mondo, ad oggi sono tra i maggiori Certo. scrittori canadesi che si conoscono. E infatti a me fa anche sorridere quando l'Atwood stessa dice: io ho iniziato con le poesie perché nessuno mi voleva pubblicare romanzi e quindi pubblicavo poesie. Adesso voglio fare il contrario, un altro po' diventa un problema. Quindi Beh, c'è. devo dire che adesso, insomma, il mercato delle poesie non è che sia proprio, sarà che in Italia, però non è proprio florido in generale, quindi Però hai detto una cosa centrale, l'Italia. L'Italia da questo punto di vista sì. chissà quando ci metteremo in pari coi tempi, Quando non lo qualcuno so. le leggerà, è molto Secondo semplice. me quando Cioè, è un però problema di domanda e offerta, forse, non lo so. io forse dal punto di vista della lettura diventerei tanto anche totalitarista, nel senso veramente la inizierei ad imporre come facevano anche un po' con noi. A scuola, io ricordo questa cosa bruttissima: c'era questo armadietto alle scuole elementari. Tu a giugno dovevi andare in questo armadietto, scegliere un libro e dovevi, scusa, tre libri, quindi uno a mese, e leggerli tutti e tre. Poi a settembre venivi interrogato. Ma questo Pensa armadietto che io era me la ricordo come una orribile. cosa bellissima, quindi figurati, ognuno ce l'ha proprio. No, io mi ricordo di avere, che avevo questa libreria, questa bibliotechina in classe, No, tu e parli lì di tutto biblioteca. l'anno, Tu no, immagini un era una armadietto specie di... buio dove dovevi entrare e filarti. Ah, bell'ansia, hai ragione, no, erano due o tre scaffali, non una biblioteca, due o tre scaffali nella classe dove, però durante tutto l'anno si potevano scegliere dei libri da prendere e da leggere per conto proprio e poi riportare. A me, insomma, è sempre stata una cosa bella. Però è vero, secondo me andrebbe curata di più la lettura. Ecco, io non lo so se adesso, per esempio, la Atwood la fanno un po' leggere a scuola. Questo non lo so perché non vado a scuola, insomma, da un certo tempo. Spero che Guarda, qualche dubito. In Italia insegnante dubito. illuminata lo faccia. Ma secondo me forse qualcuno lo fa. Ecco, sarebbe interessante ampliare un po', soprattutto dal punto di vista delle scrittrici. I programmi scolastici, ne abbiamo parlato, insomma, se ne è parlato tanto. Ecco, ci sono dei buchi sulle scrittrici italiane, ma anche sulle scrittrici straniere, che forse andrebbero un po' colmati, questo sicuramente. Sì, buchi enormi perché poi veramente a livello comunque scolastico neanche si studiano, si conoscono quelle 3-4 scrittrici veramente a livello Certo. di numero perché magari appartenente alla cultura inglese, quindi tramite letteratura inglese tu le studi, altrimenti è Ma nel senso veramente. tipo Virginia Woolf in quel senso. Sì, esatto, ci Ah, fermiamo proprio. ok. Grandi Basta, poi. stereotipi. No, poi forse sì, Jane Austen, però. Ups, È caduto il già tre. lì, secondo Le me ci sorelle stiamo Bronte. perdendo un po'. Sai che Sì. però io in effetti ho avuto una docente molto illuminata. Allora, innanzitutto ti dico, io in realtà avevo un grande conflitto con la lettura perché mi annoiava. Ho riscontrato questo grande amore poi invece per la lettura, in realtà anche piccola perché l'ho riscontrato a 12 anni, quando però mi era stato imposto di leggere Il nome della rosa, che a 12 anni io un po' lo sconsiglio perché è un po' impegnativo, però è un libro che poi in realtà poi mi sono portata dietro per tutto il resto della mia vita e che adesso ora chi Bomba. me lo tocca è veramente una mia Bibbia. Questo per dirti che in realtà io ho avuto delle insegnanti molto illuminate, quindi è molto importante a livello scolastico appunto cosa viene fatto leggere, e io l'ultimo anno di liceo ho scoperto Corrado Alvaro, che oltre ad essere un importante autore calabrese, che in realtà ha scritto anche tantissime sceneggiature cinematografiche, ma che non ha mai firmato, per cui non si conosce o magari non si sa, è stato il primo a fare un romanzo di fantascienza, che però, siccome è incompiuto, non è mai stato pubblicato. Esiste soltanto una versione in biblioteca a Reggio Calabria, che tu capirai bene, è una biblioteca che non frequenterà mai nessuno. Quindi ci sono delle cose che resteranno, capito, chiuse, nascoste, così, ed è effetti un peccato. Sì, secondo me la scuola deve assolutamente mediare e inserire assolutamente donne. Perché io ci sto pensando a Sì, qualche donna. enamorante un po', Bah, che ti fanno oddio. leggere, dici? Che ti fanno Non lo leggere? so, sì, no, vabbè, pochissimo, Sì. pochissimo, Certo, pochissimo. assolutamente poco. Io penso che più che, allora, sicuramente bisogna fare anche un lavoro di, non dico, no, non costrizione, però diciamo sollecitazione, Certo, però no, bisogna quello in qualche anche modo far intendo. sì che i ragazzi, diciamo, non vedano
apprezzino il gesto stesso della lettura, perché il problema è che, come dici tu, cioè io non leggevo perché pensavo fosse noioso. È che è chiaro che in una situazione, in una società in cui possono veramente fare qualsiasi cosa, anche solo con uno schermo, ma per quale motivo io dovrei leggere? Cioè, Però sai bisogna che instillare il piacere, è questa io la però stimolerei i differenza. ragazzi proprio da questa cosa qui, da questo loro, tra virgolette, tallone d'Achille, ovvero lo schermo. Se tu ci pensi, noi abbiamo fatto il contrario, almeno le nostre generazioni. Spesso noi abbiamo letto dei libri che poi sono diventati dei film o delle serie TV. Adesso i ragazzi, soprattutto l'istruzione, potrebbe lavorare al contrario. Quindi partire da Certo, tutto ciò che è televisivo o seriale che loro vedono e farlo leggere assolutamente, poi il libro. Quello porterebbe molto più assolutamente. Ma interesse. io penso, per esempio, ora non è particolarmente magari adatto a un pubblico molto giovane, però farle leggere It, e qua ritorniamo all'horror di prima, cioè It è un capolavoro della letteratura Assolutamente. mondiale. Passa dei messaggi incredibili. È chiaro che poi dopo gli puoi far leggere anche cose, voglio dire, di letteratura diversa, ok? Però insomma, se magari parti da lì, magari il film l'hanno visto, magari hanno sentito parlare, ma io penso che il film l'abbiano visto, dai, cioè, Sì, sono secondo me abbastanza sì. convinta di questo. A quel punto gli dici: guarda, c'è sto libro, è un po' lungo, però ti assicuro che ha il suo perché. Piano piano, Esatto, secondo me anche il racconto partendo. dell'Ancella stesso, Sì, io cioè se qualcuno ha per visto dire, la io lo serie, inserirei proprio nel percorso di studi del liceo, perché sì, forse mi rendo conto prima un po' troppo presto, però al liceo sì, sarebbe molto interessante, paradossalmente, perché uno attraverso il racconto dell'Ancella, ma anche il resto della letteratura della Atwood, può scoprire tanto della storia. Secondo me sarebbe anche certo. un'analisi critica, no? Che tutti i ragazzi potrebbero poi fare, quindi un'analisi storica che non riguarda l'ultimo totalitarismo, l'ultimo regime o l'ultimo tipo di controllo, distopia che si è vissuta, ma veramente si va a ritroso fino all'era dei greci e dei romani Certo. praticamente. Quindi sarebbe assolutamente, assolutamente molto, molto, molto interessante. Allora io direi, visto Vabbè, che intanto abbiamo. facciamole riaprire le scuole, poi ci pensiamo. Sì, esatto, poi ci mettiamo là davanti a dire cavolo, però non ci sono Esatto. libri. Visto che siamo praticamente alla fine, Siamo arrivati. finissima, allora lasciaci dicendoci perché dovremmo assolutamente leggere il nuovo libro della Atwood e quindi il continuum del racconto I dell'Ancella. testamenti? Ok. Assolutamente. Perché, allora, se avete letto il primo, perché vi dà un compimento a quello, alla vicenda e vi fa, sappiamo com'è il finale del primo, non lo dirò, ma è un finale aperto e quindi è interessante vedere come va avanti. E se non l'avete letto, io credo che questo libro abbia una vita sua anche a prescindere dal racconto dell'Ancella. Perché racconta quattro punti di vista diversi, ricostruisce una situazione che anche se non conoscete quella originale è comunque comprensibile e ha un fascino che è quello dell'Atwood, quello che lei sa dare alle sue storie. Anche perché, come le dice lei stessa, che c'è di male di se indossare appunto una veste rossa e andare a protestare in mezzo alla strada quando quella veste parla da sola e spiega il perché Certo. di tante condizioni. Quindi, Assolutamente. assolutamente. Va E magari aprite bene, gli occhi pure su quello che vi circonda, che un male soprattutto non fa. per evitare poi di dover indossare quella veste. È tutto molto simbolismo. Esatto. Questa nostra live sarà psicoanalizzata, però va bene. Salviamola intanto perché... Assolutamente. Grazie Flavia. Grazie Quindi prossima a te. settimana con il quinto appuntamento di Cinema e Letteratura. Ciao! Ciao!